Hi, thanks for watching InnerTech. Quando un uomo diventa ridicolmente famoso, inizia a fantasticare giorno e notte su dove e come spendere i suoi soldi. Ebbene sì, se ti puoi comprare un'isola, non hai più bisogno di andare in vacanze, giusto? Perché la tua casa è già un resort. Mi chiamo Sam e sono della InnerTech. E oggi ti porterò sull'isola privata di Jack Sparrow, Johnny Depp, fino all'angolo del paradiso di Don Corleone, Marlon Brando. Ecco una serie delle isole private più incredibili al mondo. Nella lista abbiamo l'isola di Michael Schumacher, il pilota della Formula 1 che ha vinto 7 volte il campionato del mondo. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, il primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, gli ha regalato un'isola del valore di 7 milioni. Si trova vicino all'arcipelago artificiale nella costa di Dubai. Si compone di diverse isole, la cui forma ricorda i continenti della Terra. Gli investitori possono acquistare qualsiasi parte del pianeta qui, ma la Germania è ora di proprietà del famoso pilota tedesco. Molti anni fa, durante le riprese del film del leggendario Marlon Brando, fu travolto dalla bellezza dell'isola per lo stile di vita polinesiano e il suo personaggio nel film. Così l'attore decise di non separarsi mai più. Nel 1967 comprò Tetiarua, un atollo vicino a Tahiti, a 12 piccole isole polinesiane situate in una laguna di straordinaria bellezza. Ha ribattezzato l'isola con Brando. Ha sposato la sua collega e attrice cinematografica Rita Terry Paia e ha trascorso altri 50 anni a prendersi cura della natura dell'isola. Sebbene Brando abbia costruito 12 capanne sul tetto di palma lungo la costa di una delle isole, era molto lontano da quello che aveva in mente, ma dopo la morte di Marlon Brando alcune delle sue ceneri furono disperse sulle sue isole. La proprietà passò allo sviluppatore della proprietà di Tahiti e nel 2014 l'isola è stata riaperta come una delle migliori eco resort del mondo. Anche Shakira ha un perfetto senso di delicatezza grazie alla sua presa nel mondo degli affari. È riuscita a collaborare con altre due stelle della musica, Pink Floyd, Roger Waters e un cantante pop Alejandro Sanz. Tutti hanno investito in un'isola privata alle Bahamas, l'isola che costa 283 dollari di hectare. È costata 16 milioni di dollari per trasformare quest'isola in un'area per persone creative. Gli uomini d'affari hanno costruito hotel e ville di lusso con una vista su spiagge di sabbia bianca e acque blu. Le isole con le barriere coralline più belle del mondo, queste 45 acri, lunghe un miglio con sabbia bianca lattiginosa e acqua zero, il bordo personale del nostro Jack Sparrow. L'isola nelle Bahamas li costa a Johnny Depp 3,6 milioni di dollari. Come dicono, l'angolo del paradiso ha diverse spiagge e ognuna di esse prende il nome da qualcuno di importante per l'attore. C'è la spiaggia Paradise che prende il nome della sua ex moglie amata. Le spiagge Jack e il Giglio salivano in onore dei loro figli in comune. The Hat in onore di Heath Ledger, un attore che lo ha colpito molto. Anche la cerimonia di nozze con Ambra si è svolta nel luogo isolato, ma sfortunatamente questa unione non è durata a lungo. Per Leonardo DiCaprio, che stava anche pensando di costruire un incredibile resort sulla sua isola privata, l'attore possiede un posto pittoresco vicino alla costa della chiave nera della porta di Billy. È noto che Leo è una specie di ecovacco e la gente dice che trasformerà in un eco resort fornito di pannelli solari. A proposito, la sua isola ha appena raggiunto il prezzo di 3 milioni di dollari, che non è poi così costoso a giudicare dall'attuale mercato immobiliare di lusso. Questa piccola isola delle Bahamas è diventata anche una residenza privata per questi due innamorati.
Non sappiamo molto dell'isola, ma i famosi artisti di fama mondiale Tim McGrath e Faith Hill non hanno ancora rivelato il prezzo dell'isola, ma si sa che è completamente costruita. Ci sono fantastiche spiagge in vista per la ricreazione di capolavori. Ovviamente questo ragazzo non poteva essere lasciato senza il suo angolo di paradiso. Richard Branson, uno dei più ricchi uomini britannici e fondatore del Virgin Group, noto per le sue imprese stravaganti, possiede l'isola più cara del mondo. L'isola di Necker, nelle isole Virgini, è una perla del Mar dei Caraibi, che ora ospita uno dei resort più costosi e l'hotel di lusso Lux più lussuoso del mondo. È incredibilmente costoso stare qui una notte, costa circa $2,000 a persona. La villa centrale è chiamata la Grande Casa. È interessante notare che i proprietari non amano affittare singole suite, sono molto più propensi ad affittare l'intera villa. Questo lusso costa 50.000 a notte, francamente questa offerta è rivolta a 30-50 persone, ma tali prezzi non si fermano. Sacchi di denaro che sognano di soggiornare nell'appartamento più prestigioso su un'isola paradisiaca persa nel Mar dei Caraibi. Certo, è fantastico impostare un resort di alta classe nel paradiso terrestre se hai abbastanza soldi. Ma come si può ottenere questo se non si dispone delle risorse necessarie? Ebbene, questa è esattamente la sfida che una casalinga ordinaria australiana ha deciso di superare. Ora possiede un'isola unica e il resort Malisa, chiamato Mundus. Hunter seguì suo marito e andò in Cambogia, dove dopo un po' acquisì un'isola abbandonata per soli $15,000, trasformandola in un resort di classe. Oggi il Resort Song offre una vacanza unica in un ambiente naturale. Le ville costruite dalle acque del golf si fondono in paesaggi naturali. I bungalow costruiti con materiali naturali sono circondati da giungle tropicali. Al giorno d'oggi l'isola di Molina costa centinaia di volte di più. È stato un ottimo investimento e affare, non credi? Bene, queste erano le isole private più interessanti del mondo. Spero che questo video ti sia piaciuto. Bene, per oggi è tutto. Grazie di aver guardato il video. Se ti è piaciuto, lascia un commento. Condividilo magari con i tuoi amici se lo hai trovato interessante. Ricorda di schiacciare sul campanellino in modo che sei sempre aggiornato alle nuove uscite. E a presto con un altro fantastico video. We'll be right back.